posti che non conosciamo vengono e buttano borse di spazzatura, e se uno si fida a dire qualcosa ci prendono pure a cattive parole. Ormai le case sono praticamente ricolme di spazzatura. Ricolme di spazzatura, non oso pensare in estate cosa succede. Non riesco a tenere le finestre aperte della camera da pranzo, della cucina, perché siamo pieni di insetti. E noi in questo momento ci troviamo in questa zona, che è la zona delle baracche, dove non vediamo questo palazzo sul quale siamo, che è proprio adiacente alla Vittorini, che si trova qui. È un altro esercizio commerciale. Siamo esattamente accanto alla scuola, praticamente, perché ci separa la strada, e siamo vicino a questa zona di sviluppo che vediamo qui. In questa zona molte abitazioni sono costrette a transitare in mezzo alle baracche per arrivare nella propria abitazione, ma sono case catastate, case che pagano, dove si pagano le tasse, quindi abitazioni irregolari. Se ci sono bambini, ci sono anziani, ci sono persone che hanno delle patologie, ovviamente dare le case è stata una cosa bella. Però non prevedere anche degli interventi tampone a scadenze regolari e dei controlli seri è stata una mancanza enorme nei confronti dei cittadini, perché abbiamo perso dignità noi che siamo rimasti qui. Questo giustamente non si può negare. Inoltre vogliono anche costruire un palazzo, mentre avevano promesso da decenni di costruire una villetta. E, ovviamente qui abbiamo delle zone con attività commerciali importanti. Abbiamo il centro commerciale. Abbiamo un'attività di bed and breakfast, c'è una ferramenta che è molto frequentata, dove c'è anche carica e scarica. Noi siamo un gruppo di cittadini che abbiamo cercato di avere voce, ma non siamo riusciti, anche perché è il periodo della pandemia, quindi non è semplice farsi ricevere al comune e riuscire a parlare. Eppure ho intercettato dei funzionari con delle mappe catastali, ai quali ho cercato di dire quali fossero i nostri disagi diversi mesi fa. E nonostante questo non è cambiato nulla. Abbiamo fatto delle telefonate, abbiamo fatto delle pubblicazioni sui vari siti in cui ci si può lamentare delle condizioni della città, quei siti che un po' tutti ormai controlliamo, ma ripeto che nulla è cambiato, le condizioni voi le avete viste e noi comunque siamo tanti. Certo, rispetto ai voti di una grande città metropolitana siamo poche persone, siamo poche famiglie, però siamo delle persone che hanno bisogno di abitazioni dignitose, al pari di quelle che sono state date. Penso che sia una cosa veramente vergognosa, visto che ci troviamo nel 2021 e che si è aspettato così tanto, anche noi abbiamo aspettato, e questo è stato il risultato. La paura per gli incendi, e soprattutto adesso che arriva la bella stagione, e qua il caldo sicuramente creerà un problema igienico-sanitario. Quindi siamo stanchi, speriamo che chi di competenza ci dia una mano per risanare, per bonificare, perché non ce la facciamo più. Molti di voi avete anche finestre confinanti. Certo, noi abitiamo proprio a ridosso delle baracche e quindi non riusciamo neanche a stare con le finestre aperte, perché la puzza, poi il rischio di tove, blatte e quant'altro, zanzare in estate, quindi un grosso disagio.